L'arredamento di casa si trasforma, ceramiche dal gusto retro, disegni che ricordano gli anni 70 e piastrelle che evocano le pietre naturali. A Cersaia si progetta l'arredamento della propria abitazione, si passeggia in un museo di luci ispirato al mondo del cinema e si scoprono eventi culturali per le vie di Bologna. Il Salone Internazionale della Ceramica e dell'Arredobagno non è più soltanto una fiera, è un vero e proprio connettore di idee, di talenti e di innovazione, dove il settore dell'edilizia trova conferme ed energie di rilancio. Si esplorano i mercati internazionali e si valuta la competitività delle aziende europee in termini di sostenibilità. In questa 35esima edizione trovano spazio design e ispirazioni vintage. Mille Luci è una mostra evento realizzata cercando di rievocare le idee di un programma televisivo del 1974, dove conducevano Mina e Raffaella Carrà. È un percorso multisensoriale articolato in 10 scenografie cinematografiche e teatrali che ricordano i cartoni animati, film horror, western e i musical. L'idea è quella di trasmettere sensazioni ed effetti particolari della ceramica e delle sue sfumature attraverso giochi di luce. Le nuove proposte di ceramica si orientano sia a piastrelle di piccolo taglio dal design geometrico anni 70 che a grandi lastre ultra sottili. Si cerca di rievocare attraverso la ceramica l'effetto della pietra naturale come il marmo e la resina, eliminandone ogni difetto di superficie. La stampa ha assunto un ruolo rilevante in questa edizione di Cersaie, sia attraverso il progetto Disegna la tua casa, per chi desidera avere consulenze gratuite di interior design, che con i caffè della stampa, dove le testate giornalistiche si affiancano agli esperti per approfondire i nuovi temi che interessano l'architettura, la ceramica e l'arredobagno. Bologna si colora di cultura con eventi e workshop della Design Week.